Tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico bolero che io ho deciso di chiamare Bolero Glitter. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il fantastico filato della Mistrico Filati linea Fashion Glitter, che se ricorderete ho già utilizzato per fare un poncio coprispalle. Questa volta ho optato per poter fare questo splendido giacchettino, guardate che meraviglia, è lucentissimo, infatti il filato si chiama Glitter proprio per questo, Fashion Glitter. Il colore che ho usato io è il numero 04 e vi dico già che per realizzare questo bolerino, che è una taglia S, io ho utilizzato tre gomitoli. Mi raccomando, taglia M usate 4 gomitoli, taglia L usate 5 gomitoli. Se siete una taglia S e lo volete fare un po' più lungo, un po' più chiuso, anche in questo caso vi consiglio 4 gomitoli, perché io dei tre gomitoli li ho usati del tutto. Vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito. Guardate questo blu, che meraviglia, quanto è lucente! E abbiamo anche questo panna, anche se dalla telecamera non si vede che è lucente, ma vi posso assicurare che è molto lucente. E oltre questi abbiamo tantissimi altri colori, c'è il rosso, c'è il verde, c'è il grigio, c'è il rosa, il lilla, quindi potete fare questo bolero nel colore che più vi piace. Per quanto riguarda, quindi come sempre vi scusate, vi lascio il link in descrizione e vi dico anche che io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e del 4 e mezzo. La lavorazione top down si parte dal sotto e vanno fatti 4 giri che sono sempre ripetuti, e abbiamo questo motivo molto geometrico che mi piace tantissimo. Una volta arrivati agli scalfi si divide la parte dietro dalle due parti avanti e si va a lavorare sempre in giri di andata e ritorno. Per quanto riguarda la manica, invece, i 4 giri vengono lavorati in tondo per evitare cuciture. Solo che, come vi ho detto, io ho lavorato quasi sempre con il 4 e mezzo, sono andata a lavorare con il 4 solo per poter fare gli ultimi motivi della manica in modo da farla avere più stretta. Quindi, come potete vedere, anche questo giacchettino è veramente semplice da poter realizzare. E come sempre, se decidete di realizzarlo, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sviluzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo un po' al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o bolero, penso che sarà più un bolero, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Fashion Glitter, questo fantastico filato iperluminoso. Il colore che ho scelto io è il colore bronzo, che è il numero 04, ma come potete vedere ci sono anche altri fantastici colori, oltre a questi qua che vi sto mostrando sul mio sito Filati Elsa. Allora, vi dirò che io vi farò vedere un piccolo campione. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Io nella mia lavorazione vera e propria sono andata a montare 117 catenelle. La lavorazione, vi ho detto, si ottiene con un multiplo di 6, a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle per poter avere l'inizio uguale alla fine. Quindi a me 117 sono 19 motivi più 3 catenelle, che mi faranno avere alla fine 20 motivi. Queste 117 catenelle corrispondono a circa 76 centimetri, e a me va più che bene perché questo bolero non deve chiudersi, quindi non deve avere tutta la circonferenza del mio seno. Però mi raccomando, se lo volete più chiuso, prendete la circonferenza del vostro seno e mettete tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, tenendo naturalmente conto del multiplo. Quindi io direi, comunque, per una taglia M, se non lo volete chiuso ma lo volete come mio, di andare a fare soltanto 3 motivi in più, o al massimo 4. Se ne mettete 3, mettete un motivo poi in più per lato. Quindi due per quello, uno per quello avanti a sinistra, uno per quello avanti a destra, uno per quello dietro. Se ne mettete 4 dietro, ne andate a mettere 2. Taglia L, io invece vi consiglio di andare ad aggiungere almeno 6 motivi in modo da averne 2 in più per lato. Però, se avete paura che vi stringa, mi raccomando, prendete sempre le vostre misure in modo tale da capire quanti motivi andare a montare. Detto ciò, possiamo partire e fare il nostro primo giro. I giri da fare sono 4 e vi posso assicurare che sono semplicissimi, perché in realtà sono 3 uguali e ce n'è soltanto uno, che è il terzo giro, che va a modificarsi. Quindi andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Scusate, sposto un po'. Prendo il filo, salto la prima maglia di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e vado a realizzare la mia terza maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta, 1, 2, 3 e 4, e vado a fare le mie 3 maglie alte, una in ogni catenella, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e di nuovo vado nella quarta e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2,
3, 3 catenelle, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Per terminare il giro, salto le 3 catenelle e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte. Una, due e tre. Mi raccomando, se avete sbagliato a contare le catenelle, come a me in questo momento, togliete la catenella in questa maniera. Secondo giro, uguale al primo, vado di nuovo a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte, 3 catenelle, ricomincio da capo, maglia alta sopra ogni maglia alta. E continuo così per tutto il giro, quindi come potete vedere è veramente semplicissimo. 3 catenelle, di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta. 1, 2 e 3. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Terzo giro, il terzo giro è quello che vi ho detto che cambia un pochettino e andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle, sempre una maglia sopra ogni maglia alta, però a questo punto andiamo a fare 2 catenelle, una, due. Andiamo dove abbiamo, prendiamo tutte e due le strisce di maglie alte di catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, due e 3. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2. Prendiamo con l'uncinetto tutte e due le strisce di 3 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, si ricomincia da capo. Maglia alta sopra ogni maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo due volte tutti e due i fili e andiamo a fare la nostra maglia bassa. E bisogna fare questo per tutto il giro e vedete viene fuori questa sorta di fiocchettini e terminiamo il giro andando sempre a fare le nostre ultime 3 maglie alte. Una, due, entriamo nella terza. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto e ultimo giro, quindi di nuovo 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, 3 catenelle, saltiamo tutto e andiamo direttamente a fare di nuovo le nostre 3 maglie alte. Quindi, come vi dicevo, il primo, il secondo e il quarto giro sono uguali. Quello che permette di modificare la lavorazione e di avere poi questa sorta di quadratino, vedete? Con questo fiocco in mezzo è il terzo motivo, ma il primo, il secondo e il quarto giro sono uguali. Quindi 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Una, ops, due e tre. E terminiamo il quarto giro, quindi di nuovo 3 catenelle, maglia alta sopra ogni maglia alta. Poi si ricomincia andando a fare di nuovo, ci giriamo con la lavorazione, le 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Ora mi raccomando, state solo attenti di contarvi sempre i giri, perché molte volte potreste confondervi, fare il quarto giro, andare a fare il primo e poi fare subito il terzo, perché vedete già due strisce di 3 catenelle. In realtà di strisce di catenelle ne dovete avere 3, vedete? Qua era quella di base, mettiamo 2 e 3, perché è il terzo giro che vi permette poi di creare questo effetto. Ve lo faccio vedere nella lavorazione che sto facendo. Vedete? Dovete stare attenti quindi soltanto a questo. Quando fate il quarto giro dovete avere altri due giri con 3 maglie alte e 2 catenelle e poi andate a fare la vostra maglia bassa perché si devono creare, scusate, è al contrario, ma ho paura di tirarmi il filo.
Ecco, forse così è meglio, sì. Dovete crearvi appunto questa sorta di rettangolo con questa striscia di 3 catenelle che separa dove avete fatto il fiocchetto. Benissimo, io adesso continuo a lavorare, poi vi dirò quante volte ho ripetuto questi 4 giri prima di arrivare agli scalfi. La mia giacca deve essere corta perché in realtà, come vi ho detto, voglio fare un bolero, quindi non farò tanti giri, voglio che mi arrivi all'altezza dei fianchi e poi vi farò vedere come dividere la parte avanti, dalle due parti avanti dalla parte dietro. Ora io ho ripetuto i 4 giri per 6 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e per me va più che bene questa altezza, perché come vi ho detto non voglio una giacca lunga ma che mi arriva in vita, e quindi adesso possiamo andare a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti io ho messo 4 motivi avanti, 1, 2, 3 e 4, e nel quinto sono andata a mettere il marcatore sia a destra che a sinistra, mentre dietro ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivi contati in orizzontale. Poi questi invece dove ho messo i marcapunti. Mi raccomando, per le taglie più grandi, taglia M, mettete un motivo in più per lato avanti e uno in più dietro, taglia L, due motivi in più per la parte avanti, due motivi in più per la parte dietro. Detto ciò, adesso continueremo a lavorare sempre i soliti 4 giri, però andando appunto a lavorare soltanto sopra i primi 4 motivi. Quindi vedete, io vado sempre a rifare il mio giro, andando sempre a fare le mie 3 catenelle, sono la prima maglia alta, e a lavorare normalmente il giri fino ad arrivare ad altezza delle spalle. E naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a lavorare. Io mi fermerò qui, quindi lascerò libero questo motivo sia a destra che a sinistra, e poi lavorerò anche dietro. E naturalmente vi farò sapere quante volte appunto ho ripetuto i giri per arrivare all'altezza delle spalle, e poi andremo a vedere come realizzare la manica. Allora, ho terminato di fare la mia parte alta della giacca. Qui vedete che ho già iniziato a fare le maniche perché volevo vedere come veniva lavorata. Comunque, io ho lavorato 3 volte i 4 giri, sia avanti che dietro, e poi sono andata a cucire per le spalle. Mi raccomando, per cucire le spalle io ho lavorato semplicemente con l'ago di lana e lo stesso filo, e sono passata fra le varie catenelle e le maglie, quindi una cosa veramente semplicissima. Dicevo, per una taglia io vi direi di andare a ripetere i 4 giri 4 volte, taglia L 5 volte. Se per caso è troppo, magari fermatevi prima, quindi fate soltanto altri 2 giri dopo la lavorazione. Comunque io vi consiglio di fare 4 giri perché comunque la manica non deve venire troppo stretta. Detto ciò, adesso vi faccio vedere come si va a lavorare sempre i giri, che questa volta diventano in tondo, non saranno più quindi in giri di andata e ritorno, ma in giri di tutto tondo. E vi posso assicurare che è veramente semplicissimo. Vi dico già che io per una taglia S sono andata a lavorare un totale di, possiamo contare qui, eccomi, di 8 motivi. Vedete, ne ho 4 avanti e 4 dietro per la manica, quindi la larghezza della mia manica è di 14 centimetri. Benissimo, quindi vado da questa parte e vi faccio vedere appunto come andare a lavorare. Non ho ancora finito la manica, però ho finito il gomitolo, quindi ho detto ok, adesso inizio l'altra manica, così vi faccio vedere come si fa, e poi andrò a terminare la manica. La voglio fare fino a lunga, fino al polso, quindi vi dirò alla fine quanti giri sono andata, quante volte sono andata a ripetere i giri del nostro motivo, che sono sempre 4. Ripeto, la lavorazione è identica, solo che si chiude il giro. Quindi io parto sempre dal sotto e vedete, ho già la striscia dove lavorare il mio motivo, che è il motivo che abbiamo lasciato libero. E quindi vado a lavorare normalmente le mie 3 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, cercando di prendere sempre il filo iniziale in modo tale da nasconderlo bene dopo e fare un piccolo nodino. E poi vado a lavorare quindi sempre le mie 3 catenelle, vado di scusatemi, è scappato lì. Ok, vado direttamente qui dove ho la lavorazione e vado a fare una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho il forellino, una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, 3 catenelle, e lascio libera una maglia alta, un forellino, una maglia alta, vado alla maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta, maglia alta nel forellino,
maglia alta nella maglia alta successiva, 3 catenelle e di nuovo vado direttamente qui, quindi salto sempre maglia alta, forellino, maglia alta e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte e continuo così quindi per tutto il giro per avere un totale appunto di 8 gruppi di 3 maglie alte. Vedete, io poi qua mi trovo dove ho la cucitura ad altezza spalla, quindi vado dove ho la maglia alta, vado dove ho la cucitura, vado dove ho la maglia alta e ricominciamo a lavorare come prima. Quindi adesso termino il giro, vi farò vedere appunto come terminare e come iniziare il successivo. Quindi sto terminando il mio primo giro, ho fatto le 3 catenelle e vado semplicemente a fare una mezza, una maglia bassissima e poi ricomincio col secondo giro che è uguale al primo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi come vedete alla fine non cambia nulla, si va a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato, quindi altre 3 catenelle, di nuovo maglia alta sopra maglia alta. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Però ripeto, come potete vedere è davvero semplicissimo, i 4 giri non cambia assolutamente nulla se non il fatto che andiamo a chiudere il giro facendo sempre una maglia bassissima. Quindi sto terminando il secondo giro, ho fatto le 3 catenelle, vado dove ho la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi 2 catenelle, 1, 2, prendo le due strisce di 3 catenelle e vado a fare la mia maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo, una maglia alta sopra ogni maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo le due strisce di 3 catenelle e faccio la maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo. Quindi continuo questo per tutto il terzo giro, poi vi farò vedere come fare il nostro quarto e ultimo giro e poi continueremo a lavorare questi 4 giri per tutta la lunghezza della manica. Un altro consiglio che mi sento di darvi è, naturalmente, se avete bisogno nel frattempo, magari non la volete che la manica sia troppo larga all'altezza del polso, passate a cambiare l'uncinetto, invece del 4 passate a lavorare con il invece del 4 e mezzo passate a lavorare con l'uncinetto del numero 4 in modo tale appunto da stringere la vostra lavorazione. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, vi terminerò questo giro, vi farò vedere appunto come iniziare il quarto giro e poi continueremo da sole, io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere questi 4 giri. Ho fatto gli ultimi 2 giri, quindi scusatemi, gli ultimi 2 catenelle, quindi posso andare a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella e iniziare il quarto e ultimo giro, quindi 3 catenelle, una maglia alta sopra ogni maglia alta, le 3 catenelle intendo sempre la maglia alta di la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione e si continua a lavorare normalmente, una maglia alta sopra ogni maglia alta e le 3 catenelle scusatemi. E quindi continuo a lavorare come vi ho detto questi 4 giri. Vi faccio vedere come sta venendo la mia manica, sembra larga ma in realtà non lo è, però come vi ho detto, se volete fare la lavorazione più corta andate più stretta, andate a lavorare con l'uncinetto del numero 4. Io vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i 4 giri. Ho terminato la manica, ho ripetuto i 4 giri 12 volte, però nell'ultimo motivo sono passata a lavorare con l'uncinetto del numero 4 e nell'ultimo giro invece di andare a fare le 3 maglie alte e le 3 catenelle ho fatto una catenella solo per poter stringere ulteriormente la mia manica, quindi non avere la manica larga. Quindi ripeto 12 motivi, l'ultimo motivo con l'uncinetto numero 4, l'ultimo giro sono andata a fare 3 maglie alte separate da una catenella invece che 3. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte, quindi la manica è uguale, quindi anche questo giacchetta o bolero è terminato. Mi raccomando, per chi volesse può fare naturalmente un giro o un bordino attorno a tutta l'apertura della giacca, io preferisco lasciarla così com'è venuta.